Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La via della croce è la via della felicità di seguire Cristo fino in fondo. Nelle circostanze spesso drammatiche del vivere quotidiano, la via della croce è la via che non teme insuccessi, emarginazioni o solitudini, perché riempie il cuore dell'uomo nella pienezza di Gesù. La via della croce è la via della vita e dello stile di Dio che Gesù fa percorrere anche attraverso i sentieri di una società a volte divisa, ingiusta e corrotta. La via della croce è l'unica che sconfigge il peccato, il male e la morte, perché sfocia nella luce radiosa della risurrezione di Cristo, aprendo gli orizzonti della vita nuova e piena. È la via della speranza e del futuro. Chi la percorre con generosità e con fede dona speranza e futuro all'umanità. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il Preghiamo. Guarda con amore, o Padre, questa tua famiglia per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della croce per Cristo nostro Signore. Gesù Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò. Diciamo insieme, abbi pietà di noi, Signore. Santa Madre dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Prima stazione, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusate. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse seguita. Abbi pietà di noi, Signore. Santa Madre dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione, Gesù. Seconda stazione, Gesù prende la croce sulle spalle. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Gli
Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!» Sputtandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Gesù cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. E diceva: «Se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Abbi pietà di noi, Signore. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Quando Giuseppe e Maria si recarono a Gerusalemme per presentare Gesù al Tempio, Simeone disse a sua madre: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Abbi pietà di noi, Signore. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. I soldati costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione. Una donna asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato,
e non ne avevamo alcuna stima. Eppure Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù esorta le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Seguiva Gesù una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di Lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca.
Così si compiva la scrittura che dice: si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù è crocifisso. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero Gesù e i malfattori, una a destra e l'altra a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei, il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Venuti poi i soldati di Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Questo avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che pure aspettava il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce e lo avvolse con il lenzuolo. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quattordicesima stazione. Gesù è portato al sepolcro.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nicodemo portò circa 30 chili di una misura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque posero Gesù. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quindicesima stazione, Gesù risorge dal sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Gli angeli dissero alle donne: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Salvaci, Cristo Salvatore, per la forza della croce. Tu che hai salvato Pietro dalle acque, abbi pietà di noi. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere i frutti della redenzione nel cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Per l'acquisto dell'indulgenza plenaria recitiamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, e adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, per l'acquisto dell'indulgenza plenaria, il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.